Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xuder e oggi ragazzi voglio finalmente dire ufficiale, è arrivata la funzione dei regali su Fortnite ragazzi, 6 con la patch 6.31 solo per una settimana, attenzione, solo per una settimana sarà possibile regalare degli oggetti presenti nello shop ad un vostro amico. Oggi parleremo ragazzi ovviamente di questo argomento, vedremo un attimo il nuovo points ragazzi, è arrivato insieme a tutto quello che è stato modificato nella patch 6.31 e se ci sarà tempo vi mostrerò un paio di immagini interessantissime. Per adesso però vi ricordo ragazzi di lasciare un bel pollicione in su se vi piacciono i miei video, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutte le news, su tutte le curiosità relative a Fortnite. Ma prima di addentrarci a salmone norvegese nelle cose, volevo farvi la domanda, ragazzi. La domandina che dovete rispondere qua sotto nei commenti, sono troppo curioso di saperlo. Come vi sembra il nuovo fucile a pompa? Ditemi un po' ragazzi cosa ne pensate voi se lo avete già provato, sono stracurioso di sapere questa cosa. Quindi come vi stavo dicendo, prima di tutto, prima di leggervi la cosa ufficiale nel dettaglio, se andiamo nel negozio oggetti, come vedete ragazzi possiamo ad esempio andare su un oggetto per il quale abbiamo dei V-Bucks, quindi come vedete io ho 1180 V-Bucks, questo ne costa 800 e come vedete ragazzi potremo acquistarlo se già non lo abbiamo o altrimenti c'è il tasto compra come regalo e come avete visto ragazzi ci fa scegliere i destinatari, quindi sono praticamente tutte le persone nella nostra lista di amici. Ovviamente ragazzi dovete, ci sono delle regole, servono almeno 48 ore di amicizia con una persona prima che possiate dargli un regalo. Ci sono altre piccole accortezze, chi lo ha da iOS, quindi chi è proprietario di un dispositivo Apple, purtroppo non potrà utilizzare la funzione regali perché è contraria alla politica appunto di Apple. Tutti i regali che sono fatti, ragazzi, attenzione perché non saranno rimborsabili e potrete ricevere i regali solamente solamente degli oggetti che sono in quel momento nel negozio, nello shop. Quindi noi possiamo, glielo mandiamo al nicchettino per dire, se volessi, possiamo spuntare, come vedete, noi abbiamo Nick 5 Stelle che con la spunta, possiamo anche, dopo che clicchiamo continua, fare una carta regalo, quindi un piccolo messaggio che potremo inviare insieme al nostro regalo e il giocatore non appena rientrerà su Fortnite avrà un pop-up dove appunto vedrà una scatola regalo e cliccandoci sopra insieme al bigliettino, cliccandoci sopra potrà appunto ottenere il suo regalo. Come vedete ragazzi non ci sono costi di transazione, sono 800, adesso voi non lo vedete perché ci sono davanti io, ma che ve lo faccio vedere, sono qua, 800 i V-Bucks che è lo stesso prezzo che ha l'oggetto in questione, 3 regali alla volta ragazzi, non potrete farne più di 3, quindi ovviamente scegliete bene i vostri amici. Uè, se volete regalarmi qualcosa, io sono qua ragazzi, purtroppo non mi hanno accettato ragazzi la cosa del supporto a un creatore, però se avete piacere, se volete, intanto mettiamo questa di prepotenza, se volete regalarmi qualcosa, il mio nome lo conoscete, magari siamo anche amici, è super super apprezzato. Quindi ragazzi andiamo avanti e come vi avevo detto, nelle novità che sono arrivate con la patch 6.31 arriva anche ragazzi il nuovissimo fucile a pompa, un fucile a pompa veramente devastante ragazzi, perché è il più forte fucile a pompa finora presente
su Fortnite, come sapete ragazzi, è in due versioni, la versione epica e la versione leggendaria, ed entrambe tolgono tantissimo. Ragazzi, vi dico solo che la versione leggendaria toglie 220 in headshot. Questo vuol dire che un colpo di fucile a pompa ben assestato va a one shottare un avversario. Tra l'altro ragazzi, vediamo come siano arrivate anche delle nuove modalità nel battle, nel nostro Fortnite, la nuova modalità tempo limitato rissa a squadra. Ragazzi, cosa succede? Praticamente è una modalità dove si gioca 18 contro 18, o almeno a me è sempre successo che non ci fossero più di 18 giocatori in entrambe le due squadre, e la prima squadra che arriva a 100 eliminazioni vince la partita. È appunto una modalità, come vi dicevo, a squadre nella squadra, quindi non possono essere 18. Alla peggio sarà da 20, perché saranno 5 squadre da 4, si vede che io ne ho viste solo 18. Sarà da 20 contro 20 probabilmente. Giocatela in squadra perché si fanno un botto di punti esperienza, c'è il respawn, ci sono tutte le armi e quindi potete tranquillamente decidere la vostra strategia migliore, e mano a mano che andrete avanti il cerchio della tempesta ovviamente si stringerà nuovamente fino a che non ci sarà un piccolo cerchio con dentro 40 persone che si sparano di brutto. Ci sta veramente un sacco. Ma parlando appunto ragazzi del nuovo fucile a pompa, oltre al fucile a pompa dobbiamo un attimo parlare anche delle modifiche che sono state fatte ai fucili a pompa. Allora, innanzitutto ragazzi, la cosa interessantissima è che da adesso tutti i colpi dei fucili a pompa garantiranno adesso un danno pari a 3 pallettoni a segno. Cosa vuol dire? Che anche se lo colpite con un pallettone solo sui 10 che vengono sparati dal fucile, il danno sarà sempre come se l'aveste preso con 3 pallini. E ci sta un botto, perché non fanno praticamente meno di 30, alla peggio 24 possono fare, per dirti, con un fucile con un tac bianco, per dire. Quindi pompa che vengono potenziati davvero tantissimo. Tra l'altro ragazzi, hanno modificato anche i danni massimi dei fucili stessi, quindi il fucile a pompa è stato aumentato come danno da 80 a 85, e nella versione invece leggendaria da 95 a 100. Parliamo ovviamente di un colpo normale con il nuovo fucile a pompa. Da adesso causeranno anche più danno ovviamente a distanza ravvicinata, quindi hanno potenziato anche questo perché c'è più probabilità di poterli colpire con più pallini, e ovviamente sempre cercare di giocarli vicino, perché più spariamo da lontano e meno danno facciamo col fucile a pompa. Grande modifica ragazzi anche per la torretta montata, hanno reso molto più facile la possibilità di colpire chi la sta utilizzando, quindi probabilmente effettivamente prima era molto difficile anche cecchinare qualcuno che utilizzasse la torretta montata, ora dovrebbe essere molto molto più semplice. È stata rimossa anche la capacità di riparare la torretta, quindi una volta che è finita, e hanno corretto la possibilità dove i giocatori potevano sovrapporsi alla torretta e rimanere incastrati. Questo succedeva anche a me, quindi adesso una volta che uscite dalla torretta senza problemi. Ha ridotto però la percentuale di generazione della torretta da 1,7% a 0,9%. Effettivamente prima ce n'erano davvero tantissime di torrette montate. Ma andando avanti ragazzi, per quello che riguarda il gioco, hanno anche messo di nuovo in alcune modalità la possibilità di rischierare il deltaplano. Quindi, come sapete, stiamo vedendo dell'erba dietro che... No, perché stiamo vedendo dell'erba dietro? Perché sono muoito! Come si dice? Dove... Cacchio, sono finito! Hanno, come si dice... Cioè, guarda che bello! Ecco, vediamo questo sfondo che è un po' più bello. No, hanno... Hanno ragazzi rifatto la possibilità di fare il posizionamento del deltaplano, quindi in alcune modalità, tra cui quella nuova di cui vi ho parlato prima. Non c'è più niente da fare. Hanno anche messo la possibilità di puntare un
punto, un indicatore nella mappa senza dover aprire la mappa stessa. Questo con l'assegnazione alla rotella del mouse se la cliccate. Quindi ragazzi, se cliccate la rotellina del mouse, mi raccomando, metterete giù un punto. Se volete togliere questa cosa, ovviamente basta semplicemente che la disabilitiate dalle impostazioni. E ovviamente ragazzi, hanno aggiunto anche una possibilità interessantissima, che è quella di poter rilanciare la dinamite una volta che la miccia è accesa, e ci sta davvero un botto. E hanno anche aumentato l'altezza dell'esplosione della dinamite, in modo che non si può, in modo che i danni che vengano fatti ai giocatori che sono in volo, quindi che stanno magari saltando e quindi non a terra, vengano comunque assegnati in maniera corretta, cosa che prima in realtà non succedeva. Tra l'altro ragazzi, ci sono anche i nuovi eventi, la coppa pop-up alchimista, che è interessantissima. Come sempre è arrivato un tizio e poi se ne va, come quella che abbiamo già visto, 500 il massimo di materiale per ogni tipologia. E ragazzi, prima di salutarvi, io ve lo faccio vedere lo stesso. Zdadan! Questo l'abbiamo trovato ed è l'ombrello che verrà assegnato con la prima vittoria nella Season 7. Beh ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbraccio tantissimo, vi mando un bacio grande, noi ci vediamo presto! Ciao!